Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo. Signori, è un momento in cui mi sto piangendo dalla commozione. 10 febbraio 2012, dopo l'abbondante nevicata del 3 e 4 febbraio, guardate cos'è il Circo Massimo in questo momento. È una lastra di neve, ricoperto completamente, per quello che riuscite a vedere, signori, ma è un'immagine spettacolare. Guardate questa neve che sta cadendo, io sto inquadrando per quello che posso. È veramente bellissimo, tutto bagnato dalla macchina fotografica. Adesso io, vedete qui la postazione della RAI sopra, adesso cerchiamo di recuperare. Io sto camminando, guardate, in mezzo alla neve ed è tutto completamente bagnato. Guardate anche l'albero, guardate quanta neve sta cadendo. Sono le 20 e 2 minuti, 20 e 5 grosso modo, e volevo documentarvi a tutti i costi questo momento spettacolare. Guardate la neve che è caduta in pochissimi, è da mezz'ora che sta nevicando così, in maniera abbondante, e voilà. Guardate l'ombrello, completamente rotto. Certo, un'atmosfera bellissima. Guarda che veramente Fellini ci avrebbe fatto un film qua, qualcosa del genere. Sì, sì, andiamo, andiamo. Guarda, guarda, guarda. Ciao! Allora, guardate la neve che sta cadendo in maniera incessante, ormai tutte le strade sono bagnate. E voilà. Ore 20 qui, 25, guardate già tutta quanta la neve che si è appoggiata a terra. Sì, adesso andiamo, caro. Tu vado dentro la metro. Io continuo a documentare perché sono momenti storici. Caro il mio amico Nichi Giusino, queste cose non so quando potranno rivedersi a Roma, è qualcosa di spettacolare. Continuano a nevicare ormai da mezz'ora, le macchine già stanno slittando, vedete, è pericoloso anche camminare noi in mezzo alla strada. Mettiamoci da questa parte, non importa, è storia. Guardate con difficoltà le macchine stanno muovendo, guardate qua, è già tutto imbiancato e nevica solo da mezz'ora. È storia.